1-0 a 0, nonostante le tante occasioni, da una parte, voi soprattutto nel primo tempo, dall'altra soprattutto nel secondo il Pescara. Insomma, qual è il giudizio? Il giudizio che noi eravamo partiti forti per cercare di sbloccare il risultato, dovevamo vincerla questa partita. Il primo tempo è stato giocato molto bene da parte nostra, ci è mancato solo il gol. Anche all'inizio della ripresa, quando Crociata ha fatto un'azione, una bellissima azione che è andata avanti al portiere, poi purtroppo non abbiamo fatto gol. È chiaro che poi, se non concretizzi quelle occasioni, lasci la partita aperta, ma lasci in mano al Pescara, che ha qualità a palleggio, è molto rapida in attacco, quindi se comincia a aprire il campo diventa pericoloso poi portare a casa il risultato. Però siamo stati costretti a quello perché comunque non riuscivamo a far gol. È normale che la partita sia un po' spaccata, non ci siamo allungati e Pescara è venuto fuori perché ha sfruttato la sua migliore qualità. Nel secondo tempo c'è stato anche un calo forse fisico della sua squadra, avete rischiato, però avete continuato anche ad attaccare. Ma non avevamo alternativa oggi, dovevamo solo vincere, quindi alla fine un normale calo ci può stare. Non è che siamo calati forse a metà del secondo tempo, quando abbiamo un po' rifiatato, perché abbiamo fatto un primo tempo 100 all'ora, inizio di ripresa buono, poi è chiaro che siamo un po' calati, perché lì, in quel momento lì, è chiaro che poi se non hai sbloccato il risultato si fa dura. E poi ci abbiamo riprovato alla fine, il gol non è venuto e niente, ne prendiamo atto, siamo rammaricati, però si è cercato di fare il possibile, il massimo per vincerla. Castori, io le volevo chiedere, rispetto alle avversarie in chiave playoff, dico del Pescara che lei ha incontrato nell'ultimo periodo, dove colloca il Pescara che ha visto questa sera, considerate anche le 8 assenze che aveva Pillon? Ma guarda, secondo me ci sono quelle 3 squadre che hanno qualcosa più delle altre, no? A parte Brescia che vince sempre. Io parlo di Palermo, parlo di Lecce che sta facendo bene e il Benevento che ha un organico di altissimo livello, di prima qualità. Poi le altre se la giocano, però questo non vuol dire che è più forte poi vince ai playoff, non vuol dire niente. Però mi sembra che Pescara stia facendo un campionato, come posso dire, nelle sue capacità, cioè non è un buon campionato, ottimo campionato. Le altre, secondo me, queste 3-4 che ho citato, secondo me hanno qualcosa in più. Però Pescara è lì e se la può giocare ai playoff. Mister, tornando al suo Carpi, alla luce dei risultati di questa sera, il pareggio del Padova a Palermo, il pareggio tra Foggia e Livorno, questo punto come si può considerare? Lascia aperta comunque ancora la porta della speranza? Per forza, perché la matematica ancora non ci condanna, sono 4 partite, dobbiamo giocarle al massimo e cercando di fare più punti possibile, poi tireremo le somme. Ci rendiamo conto che più il tempo passa e se il distacco rimane invariato la situazione si fa sempre più difficile, però non bisogna mollare, bisogna insistere e oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci siamo impegnati, abbiamo dato tutto, la vittoria non è venuta, dobbiamo continuare a lavorare bene, insistere e sperare.